Questo regolamento è un regolamento superato. Superato dalle versioni successive già approvate nelle città tanto enucleate dai proponenti. Cioè le città hanno adottato questo tipo di regolamento, lo hanno adottato in una forma superata rispetto a questo. Infatti l'ultima versione che abbiamo discusso poco tempo fa in Commissione Congiunta Patrimonio Bilancio, un atto, una proposta di iniziativa popolare che stiamo analizzando e porteremo avanti come lavoro congiunto in Commissione, è già una versione successiva a quella che stiamo discutendo oggi, che non è un regolamento, ma sta a metà tra un regolamento e delle linee guida, cioè ha delle carenze normative e legislative che sono emerse in commissione, perché è vero che questo atto lo votiamo oggi, ma le commissioni competenti lo hanno votato in commissione appena sono arrivati tutti i pareri degli uffici, quindi molto tempo fa, molti mesi fa. È un atto che consideriamo appunto superato, su cui quindi non possiamo perdere altro tempo, non per una questione di mancanza di volontà di affrontare il tema, che ripeto stiamo affrontando adesso quando analizziamo la proposta di delibera a prima firma Eroica Tiuscia insieme alla Commissione Bilancio. Quindi è un tema attuale che abbiamo anche approfondito insieme al dottor Arena, insieme ai proponenti che sono venuti in commissione e ci hanno spiegato le loro ragioni. Abbiamo spiegato loro invece ciò che come consiglieri ritenevamo dover approfondire e dover migliorare. Abbiamo anche ricevuto un feedback positivo rispetto a questa analisi e questo approfondimento, perché chiaramente i cittadini, se dall'altra parte trovano degli amministratori che approfondiscono, no, quello che hanno proposto e cercano di migliorarlo, cercano di portarlo avanti in maniera costruttiva e anche critica, sono molto felici, più felici del fatto che si raccolga le loro proposte senza neanche analizzarle, solo perché provengono dalla cittadinanza. Noi dobbiamo cercare di coniugare ciò che noi come amministratori sappiamo, abbiamo imparato, l'esperienza che abbiamo fatto in questi anni, con ciò che i cittadini chiedono. Sul tema della partecipazione, questa amministrazione è protagonista in tema del bilancio, in tema di patrimonio, in tema di verde, perché tuttora è possibile adottare anche aree verdi. I cittadini possono già collaborare fattivamente nella gestione della loro città, e che chiedano di farlo anche attraverso la gestione di beni più complessi come quelli patrimoniali, che dobbiamo scindere da una gestione di un'area verde, perché chiaramente, e come amministratori ci dobbiamo porre questo problema, non si può inserire in un unico regolamento beni comuni che hanno necessità di una gestione veramente complessa, anche qualora partecipata, anzi, soprattutto se partecipata, perché dà diritto ad alcuni cittadini di usufruirne piuttosto che di altri. Quindi il percorso verso la trasparenza, verso l'equa possibilità di partecipazione alla partecipazione a tutti è indispensabile, non può essere affrontato in maniera superficiale, preso così, copiato da altre parti, perché altre città l'hanno già messo in pratica. Le altre città avranno, come dire, votato secondo coscienza. Noi facciamo un percorso secondo quello che riteniamo meglio per la nostra città, per Roma. Quindi c'è la necessità di approfondire la questione della definizione dei beni comuni, lo abbiamo già detto in commissione ripetutamente, lo faremo, e la nostra proposta di portare avanti anche in maniera differente la gestione partecipata a beni comuni complessi come quelli di un immobile gestito dai cittadini, che chiaramente sottintende delle responsabilità sia da parte di chi gestisce sia da parte dell'ente proprietario, che sono completamente diverse rispetto alla gestione di un'area verde. Non può essere paragonato l'iter che porta alla gestione partecipativa di un immobile di Roma Capitale con quello di un parco pubblico.
E questi sono temi che non ci stiamo nascondendo, cioè non stiamo non guardando, stiamo approfondendo, stiamo cercando delle soluzioni all'interno delle commissioni in collaborazione con tutti i consiglieri che fanno parte delle commissioni stesse, maggioranza ed opposizione. Il nostro lavoro continua, i regolamenti, come dire, progressivamente arrivano in quest'Aula. Dal punto di vista patrimoniale abbiamo votato il regolamento sui beni confiscati, che è stato il primo regolamento sui beni confiscati di Roma Capitale. Stiamo lavorando su quello delle concessioni, arriverà quello delle concessioni in commissione, faremo il nostro lavoro e andiamo avanti, però con coscienza. Non è che perché le altre città sono arrivate prima noi dobbiamo, come dire, no, votare qualcosa perché tutti ce l'hanno tranne la città che amministriamo. Lo dobbiamo fare nel modo migliore, considerando la situazione, le peculiarità, le competenze interne a questa amministrazione. Ed è per questo motivo che noi voteremo no a questo regolamento.